dice no all'austerità. Un migliaio di lavoratori hanno partecipato in piazza Prefettura allo sciopero generale nazionale. Cancelli chiusi alla zona industriale di Bari, la Patruno Imballaggi decide di non far entrare più dipendenti in azienda, lavoratori per strada. Dovrebbe aprire il 3 dicembre la Casa della Salute a Casa Massima, in prima linea l'ospice IGL per vedere riconosciuto il bisogno di salute dei cittadini. Ben ritrovati su CGL Bari Web TV, 14 novembre, giornata di mobilitazione contro le politiche di austerità indetta dalla CES, la Confederazione Europea dei Sindacati. Per partecipare alla mobilitazione con gli altri sindacati europei, la CGL ha indetto uno sciopero generale nazionale di 4 ore, con manifestazioni in più di 100 città italiane. Prima di vedere come è andata a Bari, vediamo come si sono preparati i lavoratori a questo sciopero andando alla zona industriale di Bari, convocata dalla FIOM, l'Assemblea dei Lavoratori alla Isotta Fraschini. Sentiamo Antonio Pepe, segretario generale della FIOM CGL Bari. L'Isotta Fraschini è un punto particolare che il governo dovrebbe mettere attenzione, perché sta in un contesto di Fincantieri, un'azienda a partecipazione statale che disattenta le politiche industriali di questa azienda. Per cui quanto è importante che questi lavoratori partecipino allo sciopero e soprattutto siano informati? Lo sciopero è sempre un momento dentro il quale il lavoratore rinuncia a qualcosa per rivendicare un giusto diritto, e il diritto al lavoro è alla base dello sciopero. Le ragioni stanno in una piattaforma precisa che è della CES, del sindacato europeo, sulle politiche di austerità che la Banca Centrale Europea mette in piedi rispetto, insomma, ai provvedimenti da adottare sul mondo del lavoro. Quindi rispetto a questo, in continuità con quella che è stata l'iniziativa di novembre dell'anno scorso, la CES ha proclamato iniziative in tutti i paesi del Mediterraneo, a partire dagli scioperi generali che si svolgono in Spagna, in Grecia e in Italia. La CGL, in quanto aderente alla CES, ha proclamato 4 ore di sciopero generale rispetto alle politiche di austerità dell'Unione Europea. Come funziona durante queste assemblee? L'informativa ai lavoratori su una situazione generale del paese, dell'Europa, e chiaramente inerente anche alla battaglia dei metalmeccanici rispetto alla conquista del contratto nazionale e alla questione referendaria sull'articolo 8 e l'articolo 18. Un migliaio di lavoratori si sono avvicendati in piazza Prefettura per lo sciopero generale nazionale di 4 ore indetto dalla CGL. Il resoconto da Bari è di Michelangelo Volpe. C'è bisogno di stare in piazza, certo, ancora una volta, ancora un sacrificio sulle buste paga dei lavoratori, ancora una volta la CGL da sola. Ma come si fa a non stare in piazza? Come si fa a rassegnarsi all'idea che bisogna rassegnarsi a questo stato di disoccupazione? Come si fa a rassegnarsi ad un paese dove non c'è una politica industriale e i lavoratori soffrono, quelli che lavorano e quelli che non lavorano, perché anche il lavoro, anche coloro i quali oggi hanno un lavoro soffrono, non riescono più a garantire una prospettiva decorosa alle proprie famiglie, ai propri figli, ci sono stipendi tartassati. Come si fa a rassegnarsi a una condizione di disagio dei pensionati che ancora con le pensioni al minimo non riescono a garantirsi addirittura di pagarsi le medicine? Come si fa a rassegnarsi a una politica che non tiene conto che c'è bisogno di impostare una concertazione sociale degna di questo nome? Come si fa a rassegnare a un governo che pensa che la concertazione, che il sindacato sia stato il problema di questo paese? C'è bisogno di stare in piazza, c'è bisogno che la CGL tenga ancora alto il vessillo di questa organizzazione e del mondo sindacale in generale. Così il segretario generale della CGL di Bari, Pino Gesmundo, sul palco allestito in piazza Prefettura per la mobilitazione contro le politiche di austerità indetto dalla CES, la Confederazione Europea dei Sindacati. 12 i gazebo allestiti dalle ore 9, dove sono stati coinvolti studenti e lavoratori nelle principali vertenze dell'area metropolitana. Per la prima volta sono stati i cittadini a salire sul palco e a far sentire forte la loro voce e dire basta a scelte politiche che stanno bloccando la crescita, facendo aumentare la disoccupazione con gravissime conseguenze sociali. Migliaia di manifestanti, tra cui i precari della scuola, i lavoratori della OM, Bridgestone, Natuzzi, Taricone, Telecom, solo per citarne alcuni, insieme per scioperare, poiché stanchi di pagare a caro prezzo crisi e misure di austerità. Ne pagano le conseguenze sicuramente i giovani,
che hanno bisogno di guardare davanti a loro con un futuro che dia certezze, che dia garanzie, che dia sicurezze. Invece c'è una mortificazione che dal punto di vista sociale determina un impoverimento estremamente preoccupante. Dobbiamo uscire da questa situazione con nuove politiche, con un cambiamento che si rende sempre più necessario. Cambiare le politiche in Europa, cambiare le politiche nel nostro paese. Contemporaneamente alla manifestazione in piazza Prefettura, in piazza Umberto e poi per le principali vie della città, si è svolto un corteo di protesta di oltre 1000 tra studenti, docenti e personale ATA per chiedere la cancellazione delle norme sulla scuola contenute nella legge di stabilità e nella spending review. Il messaggio è stato molto chiaro. La scuola italiana non è affatto rassegnata e disposta a subire. Non tollererà oltre lo scempio perpetrato ai suoi danni. Come ogni mattina sono andati a lavoro ma hanno trovato i cancelli chiusi. Disposizioni precise del custode dell'azienda a non far entrare i dipendenti. Accaduto alla zona industriale di Bari. Ancora incerto il futuro di 20 lavoratori. Vediamo. Hanno trovato i cancelli chiusi alla zona industriale di Bari circa 20 lavoratori della Patruno Imballaggi SAS, azienda specializzata nella costruzione di pedane in legno, la realtà più grande dell'area metropolitana e una delle aziende storiche del settore. Una casualità il fatto che proprio quella mattina si sarebbe tenuta un'assemblea sindacale in azienda? Di certo una coincidenza che insospettisce non poco, dato che l'assemblea era stata indetta per trovare una soluzione al mancato pagamento delle ultime due mensilità. Che è successo? Mi hanno chiamato la ditta, ha detto che domani mattina assolutissimamente non far entrare nessuno. Ma senza dare nessuna spiegazione? Senza nessuna spiegazione. Perché dobbiamo arrivare noi e poi vediamo. Questo. Il guardiano ci ha comunicato che il personale non sarebbe dovuto entrare. Non abbiamo la paga ancora da settembre, ottobre. Quindi adesso siamo pure a novembre. Due mesi di... arretrati. Di... due mesi di arretrati. E non sappiamo gli operai che siamo qua da 30 anni, chi ha 30, 32, 33 anni di lavoro. Nemmeno l'intervento dei carabinieri della stazione di Modugno e della Digos poi è stato risolutivo. I vertici aziendali sono risoluti nel non voler riaprire i cancelli. Continua la protesta ad oltranza anche per impedire che l'azienda possa trasferire macchinari e la produzione già avviata presso altri depositi. La filea CGL Bari ha chiesto un incontro all'azienda per capire le motivazioni di tale decisione. Nel contempo è stata chiesta in prefettura la convocazione delle parti. Intanto il sindacato ha chiesto il sequestro conservativo per tutelare i diritti economici dei lavoratori. Inaugurata la nuova Camera del Lavoro di Via Salvemini a Bari, Vito Favia è il nuovo coordinatore. Ascoltiamolo in questa intervista. La Camera del Lavoro di Via Salvemini a Bari ha un nuovo coordinatore, si chiama Vito Favia, 65 anni, da oltre 40 impegnato nelle attività sindacali di categoria, prima nel settore dell'industria alimentare, poi nella FIOM provinciale e regionale per proseguire negli ambiti chimica, edilizia e agricoltura. Vito Favia è stato anche consigliere del CAF CGL Puglia. La decisione di aprire una sede nuova della CGL, ma che possa essere una Camera del Lavoro di quartiere, non soltanto servizi fiscali o servizi patronati, ma soprattutto un momento di discussione politica ma anche ludica. Le grandi vertenze delle aziende della zona industriale di Bari hanno visto l'impegno di Vito nel supportare i lavoratori sia dal punto di vista contrattuale che occupazionale. Punto di riferimento anche per i lavoratori agricoli e forestali, di cui ne ha difeso le prerogative individuali e collettive, il compagno Vito ha svolto la sua attività anche nel settore del turismo sociale, facendosi promotore di interscambi culturali con le camere del lavoro di tutta Italia. È in modo divertente fare la politica. Questo è il tentativo che mi ha sempre interessato, ha sempre voluto e è sempre stato nei miei anni di lavoro un punto di riferimento. E su questo punto di riferimento voglio fare un esperimento. Desmondo e la segreteria della CGL ci hanno creduto a questo esperimento e quindi abbiamo iniziato questa nuova esperienza di sindacato di quartiere.
Far diventare la CGIL di Via Salvemini un importante punto di riferimento per i cittadini, oltre che luogo simbolo del riconoscimento dei diritti e della democrazia di tutti i lavoratori. Questo è l'obiettivo, ha detto Pino Gesmundo, segretario generale della CGIL di Bari, su cui punta il sindacato, che con questo duplice investimento vuole fortemente rinnovare il modo di approcciare la politica. La nuova sede cittadina della CGIL sarà concepita come un contenitore di rinnovato spirito aggregativo. Ricco infatti il programma di iniziative che il coordinamento ha messo in piedi per avvicinare sempre di più i cittadini al territorio, passando attraverso i servizi ricreativi e sociali. Dovrebbe aprire il prossimo 3 dicembre a Casa Massima la Casa della Salute. In prima linea l'Ospici CGIL per vedere riconosciuto il bisogno di salute dei cittadini. Vediamo. 3 dicembre 2012, una data che ha il sapore di una promessa, un traguardo importante per i cittadini di Casa Massima, una risposta concreta al loro bisogno di salute. Dall'ospedale al territorio, l'apertura della Casa della Salute è una delle tante battaglie che il sindacato pensionati della CGIL di Bari ha intrapreso a fianco dei cittadini di tutta l'area metropolitana per mettere in piedi un modello di cura alternativo che passi attraverso una rete di presidi territoriali. Di questo si è discusso durante un incontro pubblico a Casa Massima nel Barese, organizzato dall'Ospici CGIL. Noi abbiamo per la terza volta sollecitato le istituzioni a chiuderla questa partita facendo partire la Casa della Salute. Questa sera le istituzioni, la ASL, il direttore generale, ci hanno garantito che questa struttura parte dal giorno 3 dicembre. Noi saremo tutti qui, parteciperemo e sarà, se questo avverrà, una festa per tutto questo distretto. Naturalmente non finisce qui l'impegno del sindacato pensionati, ma su tutti i distretti sanitari noi intendiamo fare partire questi servizi, che ce n'è bisogno. La Casa della Salute altro non è che la riorganizzazione di tutta l'attività medica, assistenziale e ambulatoriale del territorio, puntando a demedicalizzare i bisogni utilizzando in maniera più efficace ed efficiente le risorse umane ed economiche da mettere in campo. L'Ospici CGIL, su pressione di tutta la CGIL insieme all'Ospi, ha ripreso i lavori all'interno della Casa della Salute di Casa Massima, oggi completati, ed è lo strumento che evita l'ospedalizzazione, è praticamente un'assistenza e prevenzione di tutti i cittadini per evitare affollamenti negli ambulatori, evitare che praticamente per qualsiasi cosa si ricorra all'ospedale, cioè un'assistenza e cura territoriale vera e propria con la partecipazione democratica dei cittadini, che interessa cosa primaria e principale il coinvolgimento dei medici di medicina delle generali, che invece di stare nei propri ambulatori prestano la loro opera H24, va bene, all'interno della Casa della Salute. L'equità la possiamo realizzare attraverso la porta unica di accesso, nel quale, e le risorse ci sono, nello specifico il Comune di Casa Massima e il distretto sociosanitario, quindi l'azienda, proprio costruiscono un luogo fisico dove il cittadino si rivolge per iniziare un percorso di tutela che è assistenziale e sanitaria, e sociale e sanitaria, perché non sempre i bisogni corrispondono ad una malattia, ma corrispondono ad un problema di salute, e le risorse ci sono. La centralità del cittadino, la riconoscibilità della struttura, l'accesso facilitato, l'integrazione dei servizi sociosanitari, l'appropriatezza delle cure sono solo alcuni dei requisiti della Casa della Salute, che dovrà essere un punto di riferimento, autorevolezza e affidabilità, reggendo il confronto con la struttura ospedaliera tradizionale, ma dando una risposta efficace al bisogno di salute dei cittadini. Bene, era questa la nostra ultima notizia, grazie per essere stati con noi, potete seguirci su www.cglbari.it e ogni mattina intorno alle 8:10 circa su Delta TV, canale 78 del Digitale Terrestre. Buon proseguimento!